eccoci ritornati nello studio di Angoli, a seconda parte del nostro appuntamento della sera che sarà ricchissimo. Quindi brevissimamente vi ricordo il nostro indirizzo di posta: per restare sempre in contatto con la redazione basta scrivere ad angoli@espansionetv.it. ma in questa seconda parte dell'appuntamento ci sono loro qui con noi, e sono tantissimi, sono i ragazzi di Musicittà. Ciao ragazzi, fatevi sentire, un ciao caloroso, eccovi. Ma soprattutto c'è Valerio Colombo. Ciao Valerio, benvenuto. Ciao, grazie mille per averci invitato. Ma grazie a te per essere qui. Tu sei titolare e direttore appunto di Musicità, questa scuola, così dicono, così ti hanno detto di dire. Bene, questa scuola di musica di Fino Mornasco. E vicino a te un'altra figura importantissima all'interno di una scuola di musica, ovvero Francesco Tumminelli, che è il direttore artistico. Quanta responsabilità senti nell'essere un direttore artistico in una scuola di musica? Beh, è interessante. È interessante. Abbastanza, deve avere abbastanza responsabilità e polso. Anche perché questi ragazzi, credo, insomma, sicuramente fanno parte di questa scuola per grande passione. Forse qualcuno di loro magari ha anche qualche progetto in mente. Parecchi. Poi lo sentiremo. E ragazzi, state pronti, perché quando meno ve lo aspettate inizierò a farvi delle domande. Ma Valerio, iniziamo invece da te, iniziamo soprattutto dalla scuola. Quindi, quando è nata e come si sta sviluppando? Allora, siamo qua per festeggiare il secondo anno, diciamo. È stata una scuola, è nata da talmente poco tempo, ma è cresciuta talmente tanto. Al secondo anno abbiamo già quasi 250 studenti. E diciamo che concorrenza ce n'è tanta, ma la voglia di crescere ce n'è stata tanta. Ce n'è anche di più. E quindi siamo fortunati a essere qua in televisione, perché anche per noi è una nuova avventura, e riuscire a presentare questa scuola che da poco, in due anni, ha portato dei grandi numeri, ecco. Francesco, secondo te una risposta così importante, i giovani, la musica, sappiamo che è un connubio che insomma funziona sempre e ha tutto un percorso molto importante, ma come dice Valerio, in due anni la risposta è stata positiva, ma anche estremamente positiva. Quindi qual è il tuo commento da addetto ai lavori? E da musicista, che sicuramente. Valerio ha lavorato molto bene, lui, diciamo, ha messo il cuore, e quello è la cosa fondamentale. La passione in quello che fai, questo è quello che cerchiamo di trasmettere agli studenti. La musica è una cosa che ti aiuta nella vita, al di là dello strumento nello specifico, ti aiuta nel mondo del lavoro, ti dà una disciplina, un'intelligenza. Io dico, non è per tutti la musica. Quindi il ruolo di una scuola di musica è quello di cercare di aiutare soprattutto i giovani, che adesso hanno molta dispersione. Sono un po' distratti a volte da tante cose. È una cosa che fa bene. Ragazzi, siete d'accordo? Corali, poi entriamo nel dettaglio. Quindi bella questa cosa e vi aiuta, molto bene. Valerio, invece torno da te, perché torniamo su questi due anni nei quali però sono successe tantissime cose. Parecchio. Perché so che in questa scuola sono passati anche dei nomi importanti della musica. Allora, ce ne citi qualcuno? Abbiamo avuto il piacere di ospitare Dodò di Battaglia, abbastanza famoso, diciamo. Abbastanzina, sì, lo sappiamo. Dei Pù, abbiamo avuto l'onore di ospitare al saggio di fine anno il direttore di orchestra di Amici di Maria De Filippi, Marco Vito, talent scout, ha fatto programmi Rai Mediaset. Abbiamo avuto l'onore di avere con noi Andrea Braido, famosissimo chitarrista dei tempi d'oro di Vasco Rossi, ma anche di Mina, di Celentano. E abbiamo avuto anche all'ultimo contest organizzato dalla scuola, al doppio malto di Grandate, Max Zanotti, che è stato il cantante di Idea Sonica, che ha partecipato a Sanremo, di cui Francesco era il chitarrista nel 2006. Quindi diciamo, diamo la possibilità anche ai ragazzi di vedere anche dei personaggi che della musica hanno fatto il loro lavoro. Anche i nostri insegnanti della musica hanno fatto il loro lavoro, perché lui è sempre stato musicista, non è che fanno altri lavori, loro sono musicisti. Nascono musicisti e rimangono musicisti. Francesco, ti faccio una domanda alla quale io tengo moltissimo, perché in Italia a volte, quando si chiede che lavoro fai, e uno dice faccio l'avvocato, faccio questo, faccio l'altro, quando uno dice faccio il musicista, ti vedo che sei d'accordo, faccio il musicista, sì, ma di lavoro, ma che di fai? Lavoro cosa fai? Ecco, allora, è un classico. Alziamo la voce su questa cosa, perché la musica ed essere musicista è un lavoro serissimo. Assolutamente, coi tempi che corrono, con quelle che sono le modifiche rapide di quello che è il mercato del lavoro, io dico che se una persona ci mette impegno, la musica può essere un lavoro.
devi avere molta disciplina, crederci, ci vuole anche un po' di fortuna, però credere in se stessi, e si può comunque vivere di musica. Assolutamente, poi la musica davvero è una cosa importantissima, uno strumento molto forte. Ragazzi, siete d'accordo che la musica ha un potere enorme? Sempre corali e poi torniamo. Bravi, bravissimi. Allora, però entriamo un po' nel dettaglio anche della scuola, perché poi voglio tornare dai ragazzi e sentirli uno per uno. Che cosa offrite in questa scuola? Allora, la scuola è molto grossa, molto spaziosa e anche un po' la sua fortuna. Sono quasi 700 metri quadri di aule, tra cui sale prove, quindi i ragazzi sono all'interno di una struttura sicuramente professionale. Il team è un team professionale, abbiamo insegnanti diplomati da Milano, dal NAM, abbiamo gente come Francesco che ha fatto della musica al suo lavoro. I prezzi sono, diciamo, agevoli, e non è proprio scontato, perché quindi andate anche incontro alla passione per la musica, incontro, è una bella passione cosa, per la musica, e cerchiamo di poter permettere ai ragazzi di fare esperienza all'esterno. Facciamo spesso concorsi, portiamo spesso ospiti, magari facciamo fare delle esperienze tipo questa, che era anche una prima esperienza per noi, ma anche una prima esperienza per loro, quindi dargli la possibilità di fare un pomeriggio diverso. Voi avete anche una collaborazione con collaboriamo spesso con Radio Cantù, radio. Esatto, che fortunatamente ci segue, mandiamo i ragazzi in radio, quindi i ragazzi hanno la possibilità non solo di studiare canto all'interno delle mura scolastiche, che è molto importante, ma hanno anche la possibilità di uscire da quelle mura e riuscire a vedere poi che cosa succede. La mamma ha speso i soldini magari per farlo studiare, vediamo in radio cosa fa, vediamo al ristorante, al concorso cosa fa, vediamo al saggio cosa fa, vediamo negli eventi cosa fa. Non fossilizzarsi all'interno della scuola, secondo noi è importante. Allora, siete d'accordo? Iniziamo a chiacchierare un po' anche con i ragazzi. Iniziamo da te, tu sei? Io sono Susanna. E quanti anni hai? A tutti, ho 18 anni. Bene, Susanna, intanto benvenuta, la domanda Grazie. È ovvia, quindi, ma quanto ti piace la musica? Mi piace troppo, è sempre stata la mia passione fin da quando sono piccola, e adesso sto facendo il quinto anno di liceo, ma spero di poter entrare in un'accademia di musical l'anno prossimo, proprio diciamo al posto dell'università, ma da considerare un'università. Quindi è una scelta importante, un percorso esatto. di formazione chiaro che hai davanti a te. Sono piuttosto convinta. Bene. E spero che la musica possa essere la mia vita completamente. E il tuo lavoro, così torniamo al discorso di Francesco, assolutamente, quindi in bocca al lupo, te lo auguro davvero. Continuiamo a conoscere gli altri ragazzi. Ciao, chi sei? Giulia. Ciao Giulia. E vabbè, frequento la scuola da all'incirca 4 mesi. E la musica, vabbè, mi è sempre piaciuta un po' in tutte le sue forme. E siccome alle medie avevo iniziato a suonare il pianoforte, poi ho smesso anche per problemi di tempo, volevo provare a ricominciare provando qualcosa di differente, quindi ho iniziato a prendere lezioni di canto appunto a Musicittà. Un cantante maschio o femmina che ti piace molto, al quale ti ispiri? In realtà ascolto un po' di tutto, proprio tutto, sia musica italiana che straniera, forse... Birdie, che è una cantante inglese che, vabbè, non è molto conosciuta, però in generale mi è sempre piaciuta. Quindi ha gusti particolari la ragazza, perché si ispira a qualcuno che non è famosissimo, quindi ben venga, credo ti faccia piacere. Continuiamo a conoscere i ragazzi. Ciao, chi sei? Ciao, sono Gaia Vitali e frequento la terza media. Pratico canto da quasi un anno e mezzo e mi è sempre piaciuto fin da quando ero piccola. E ho pensato di iscrivermi a questa scuola già da quando ho iniziato ad avere 10 anni, prima la prendevo di più come un gioco, però andando avanti l'ho voluta prendere più seriamente, e quindi appunto iniziando gli studi. Bene, mi piace molto anche questa convinzione dei ragazzi. Dobbiamo andare veloci perché Grazie. Il tempo corre. Tu so che parli per un gruppo, è sì. così? Sì, io Avvicinatevi, sono... vediamo il gruppo da chi è composto. Okay. Eccoli lì, bene, fermi così non muovetevi. Okay. Allora, okay, ciao, chi siete? Sono... Ciao. Siamo gli Unforeseen, che è una rock band composta da me, Libra, Devi, Save e Ronny. Ciao a tutti. E nulla, noi ci siamo conosciuti appunto a Musicittà, che è una scuola che tuttora ci sta aiutando a crescere e ci offre sempre tantissime sfide e ci permette di farci conoscere. È più difficile essere una band? Secondo me sì, cioè penso secondo tutti. Dobbiamo secondo. Metterci molto d'accordo e diciamo che non è sempre semplice. Beh, però insomma si può esatto. riuscire ad arrivare al risultato. Grazie ragazzi, in bocca al Grazie. Lupo anche a voi. Dietro chi c'è? Eccola qua. Ciao, chi sei? Ciao, io sono Francesca e ho 13 anni. Portati un po' più avanti, se no la camera non riesce ad inquadrarti. Eccoti qua. E frequento la terza media. Ho deciso di iniziare a far canto come nuovo hobby, perché prima non ne avevo molti.
Non penso di frequentare un liceo musicale, ma comunque di tenermelo come hobby per la vita, perché mi piace tanto. Che è una bellissima cosa, avere come hobby la musica, una meraviglia. Andiamo avanti a conoscere gli altri ragazzi, che arriva adesso, veloci, perché il tempo siamo corre. Siamo noi, io sono Nicolas, lei Lara, siamo i Poets of the Strings, un duo acustico, siamo a metà strada praticamente fra un cantante singolo e una band, un po' più versatili. Insomma, siete a mezzo, quindi qualcosa di buono succederà di sicuro. Esattamente, noi siamo nati praticamente con musicità, ci siamo specializzati In eventi, in locali, matrimoni e quindi ci siete, cantate, siete un duo e viva e viva. Sì, bene, grazie ragazzi, andiamo avanti a conoscere anche gli altri. Qui abbiamo qualcuno di particolare, chi sei? Ciao, io sono Popper X e sono un artista indie, ormai è da un anno che frequento Musicittà e porto una maschera per lanciare un messaggio, perché non tutte le persone riescono a fare vedere il proprio io interiore, non riescono a rappresentarsi e quindi portano una maschera e prima o poi la maschera la dovremmo togliere. Ed è un bel messaggio e mi piace molto, quindi grazie. È una bella risposta. Grazie, avanti ragazzi, veloci, ciao! Ciao, sono Luca Cattaneo, ho 21 anni e lavoro. La musica non è il mio lavoro, per adesso perlomeno. Si sa mai, certo. E lavoro nel campo dell'informatica e canto perché mi piace emozionarmi e emozionare le persone quando mi ascoltano. Bene, chi rimane ancora? Chi dobbiamo ancora conoscere? Voi due, chi siete? Veloci, perché abbiamo una sorpresa. Ciao, sono Matilde e canto e faccio la seconda media. Mi piace cantare fin da quando ero bambina e frequento Musicità già da 2 anni. Bene, ti diverti un sacco perché si vede, ti diverti anche qui. In chiusura chi abbiamo? Ciao, sono Amaranta, ho 13 anni, frequento le medie e niente, mi sono voluta iscrivere perché è la mia passione fin da piccola e mi piace cantare. Ed è una bellissima cosa che io condivido appieno. E per chiudere insomma questo momento di musica, che è stato davvero molto bello e molto importante, perché è un messaggio importantissimo, so che abbiamo una sorpresa. Intanto io, che sono pure tutto fare oltre che la conduttrice di Angoli, guardate, preparo lo spazio per questa sorpresa, perché abbiamo Tiso. Vieni Tiso qui con noi, ciao. Eccoti. Ciao. Qui, accomodati. Grazie. So che tu invece utilizzerai, quindi un altro dei servizi di Musicittà sono anche gli studi. Facciamo parte di produzioni, quindi cerchiamo di agevolare i giovani ragazzi che vogliono buttarsi in questo mondo. Bene. Quindi lui è bravissimo, quindi parlerà da solo. Bene, Tiso, ci vuoi fare sentire qualcosa? Vi suonerò una canzone, ve la dedico per San Valentino che è imminente ormai. Fantastico. Si intitola Barracuda. Bene, allora, con Tiso io saluto e ringrazio tutti quanti voi per averci seguito. Ringrazio Valerio Colombo, Francesco Tumminelli, tutti i ragazzi e Musicità e soprattutto la musica. Chiudiamo con Tiso, vai! Io che mi faccio le pare per la carne cruda, tu che ridi un po' troppo sguaiata per fargli capire che c'è ambiguità. I tuoi amici fanno gli sboroni ma hanno troppa paura di metterti le gocce negli occhi per dissimulare la promiscuità. Voglio sprofondare senza disturbare. Mi metti quella noia delle silent disco, delle cover band. Io dormo dentro al cesso, voglio sprofondare senza disturbare. Ancora un po' di vino, 7 del mattino. Non parlare a caso che se no ti sgamo. Leggo Topolino. Io leggo Topolino. Ma vieni più vicino. Ma vieni più vicino. Vicino, ma vieni più vicino, ma vieni più vicino, ma vieni più vicino. Io che mi faccio le pare per i barracuda. Grazie.